Avrebbe potuto chiedere anche il trasferimento dopo i primi tre anni, non l'ha chiesto perché lei si è innamorata fortemente di Gela e a Gela lascia un ricordo indelebile. Ma eh, io spero di lasciare un buon lavoro, il segno di un impegno, certamente insomma, si pensa sempre che si sarebbe potuto fare di più, che avrei potuto fare di più, e... però insomma, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Qual è stata l'emergenza più importante che lei in questi otto anni ha affrontato a Gela? Ma non si può dire un'emergenza, purtroppo, Gela, come mi capita di dire. Eh, subisce il fatto eh, che la storia sembra essere passata come un rullo compressore no? sulla città. Ha vissuto tante traversie, ha affrontato tanti problemi e, e chiaramente anche in questi anni abbiamo, abbiamo visto che questi problemi erano ancora presenti, reali, il problema della criminalità diffusa, eh, il problema delle violenze che comunque riguardano le persone, le problematiche ambientali, la pubblica amministrazione. I reati economici. È chiaro che eh, ci dobbiamo occupare di tante emergenze, purtroppo. Otto anni fa, quando le comunicarono che sarebbe venuto a Gela, il suo primo pensiero quale fu? Di grande curiosità, io non ho, eh, diciamo, vissuto nessuna frattura tra il, la mia esperienza lavorativa precedente e la mia esperienza a Gela. Mi sono sintonizzata in modo direi molto rapido con questa realtà anche perché è una realtà vivace una realtà che reattiva è un, un contesto complesso ma di grande interesse e dove ho trovato delle grandi professionalità e cosa porterà a Roma gela nel cuore ma questo assolutamente credo che sia un'esperienza assolutamente irripetibile eh, vissuta intensamente, eh, con eh, i limiti eh, umani, eh, però, ecco, ripeto, vissuta con grande impegno e con grande partecipazione. Eh, Gela è una realtà che purtroppo ancora oggi subisce oltre misura i danni di un cliché che è attestato su periodi storici diversi deve continuare nell'impegno in questo momento non è certamente un momento eh, brillante per la città ci sono tanti problemi eh, ci sono tante preoccupazioni e ci sono anche tanti rischi però, però bisogna impegnarsi ecco io mi auguro che eh, che, che questo impegno collettivo da parte della del contesto gelese ci sia e che riesca a trovare delle, delle vie che la proiettino verso lo sviluppo, verso un eh, futuro che mantenga saldo questa realtà che secondo me è molto intensa e molto propulsiva. Certamente il compito dell'istituzione giudiziaria è quello di rimanere saldo sul territorio. Quindi il fatto che io mi trasferisca perché è fisiologico, noi più di otto anni nel ruolo direttivo non possiamo rimanere, non deve significare nulla in termini proprio di forza della presenza dell'istituzione. Un oggettivo e una conclusione per identificare i gelesi. Eh, complessi, complessi, e però reattivi, però intelligenti.